E proprio in queste ore è presente qui a Bruxelles anche Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia. Allora andiamo a sentire le sue parole nell'intervista. Onorevole Meloni, due giorni a Bruxelles, una serie di incontri importanti. Tre bilaterali con tre primi ministri, Slovenia, Ungheria, Polonia, e in questo caso i temi sono quelli del Consiglio europeo, immigrazione e sviluppo economico. Abbiamo incontrato il commissario Gentiloni per porre alcune questioni, in questo caso legate soprattutto al rapporto tra la Commissione europea e le sfide che attendono l'Italia. Noi continuiamo a essere un po' preoccupati per lo sviluppo del Recovery Fund, che pure abbiamo sostenuto, soprattutto per la parte di prestiti a cui l'Italia, diciamo, che l'Italia dovrà affrontare nel caso in cui nel 2023 dovesse tornare operativo il patto di stabilità, perché con le attuali regole chiaramente la nostra ripresa economica sarebbe molto distante. Ecco, in questo momento come si fa a fare opposizione a Draghi in un momento in cui si parla così tanto del Recovery Fund e sembra in qualche modo che sia anche difficile contestare il modello europeo? Ma io non credo che debba essere difficile contestare quello che non funziona, il che non vuol dire distruggere, il che vuol dire farlo per, diciamo, con un obiettivo di costruzione. Anzi, dall'opposizione questo è un lavoro che si può fare meglio, perché i partiti di una maggioranza chiaramente sono vincolati alla lealtà verso quella maggioranza, che però spesso significa silenzio. Tornando ai temi italiani, in questo momento sta tenendo molto banco la controversia sul DDL Zan. Qual è la vostra posizione? Quello è un contenzioso tra due stati sovrani che hanno un concordato, cioè che hanno degli accordi che una delle due parti ritiene che rischi di essere violato, nel mentre riteniamo che vada sospeso il dibattito in attesa che si risolva la controversia.